Buongiorno, ciao ragazzi, come state? Tutto bene? È pausa nazionale. E quando c'è la pausa nazionale dobbiamo per forza di cose cercare di staccare anche un pochettino dalla Juve nei limiti, perché non stacchiamo mai e infatti andremo a commentare anche così per iniziare il video mentre si cuoce il riso la cessione in prestito di Thiago Jalot al Porto, quindi la Juventus che va a cedere uno dei tre esuberi che erano rimasti. Ora ci sono Kostić e Arthur che stanno pensando se ci possono essere delle squadre interessanti o se semplicemente preferiranno guardarsi le partite dal divano almeno fino a gennaio, quando riaprirà la sessione invernale. Vedremo che cosa succederà, ma questa è la situazione in casa Juve. Giuntoli mette a segno un'altra cessione. Finalmente, meno male, dai, meno male. Poverino, anche Thiago Jalot, dopo tutto quello che era successo con la Roma, si meritava di trovare una squadra che potesse dargli un po' di fiducia. Sono contento anche per il ragazzo, principalmente per la Juve che doveva fare questa operazione, ma anche per il ragazzo che ha trovato troppo poco spazio. Mi dispiace tanto per quella che è stata la sua direzione di carriera al momento. E poi informazioni di servizio invece per il mio canale. Ve l'ho già postata un po' nelle storie su Instagram, nella bacheca di X di Twitter, nella sezione community qui su YouTube. In settimana dovrebbe uscire un contenuto inedito per il mio canale. In settimana pubblicherò la prima intervista a quello che è stato un ex calciatore della Juventus, fresco se non freschissimo, perché avrò l'onore di ospitare proprio qui su YouTube Wojciech Szczęsny. Tanta roba, dobbiamo registrare veramente nelle prossime ore, abbiamo già organizzato tutto, ringrazio Tech per la super disponibilità dimostrata e sono curiosissimo di vedere che tipo di intervista, chiacchierata, contenuto potrà venire fuori. È un sogno, perché è un sogno, riuscire a portare una persona, una personalità così forte come Szczęsny è qualcosa di davvero incredibile e quindi vi ringrazio, perché se siamo riusciti ad arrivare a questo punto è anche merito vostro e sarà bellissimo riuscire a pubblicarvi questo video. Non vedo l'ora intanto di registrarlo e poi di portarvelo. Magari lo mettiamo in anteprima per gli abbonati, magari nel cuore della notte, così tante volte ricevo dei commenti notturni di persone che dicono «Oddio, non me l'aspettavo», eccetera, eccetera. Magari sì. Oggi pomeriggio facciamo anche una diretta, proviamo a fare due chiacchiere, magari possiamo parlare anche un po' di fantacalcio, chissà, perché no, perché io ieri sera ho fatto l'asta ed è venuta fuori questa squadra. Vi dico subito una cosa, non ci sono praticamente giocatori della Juventus, uno ce n'è, uno solo, e in questo momento non titolare, anzi, proprio neanche alla lontana, ve lo dico subito, l'unico calciatore della Juve presente nella mia rosa è Danilo. Basta, e sono riuscito ad acquistarlo a due, perché uno l'ha chiamato a uno perché se lo volevo portare a casa, ho detto dai, due per Danilo li mettiamo, e sono riuscito ad accaparrarmelo. Tutti i giocatori della Juve sono andati via a dei prezzi molto alti, davvero molto alti, quindi io ho deciso di investire i miei crediti in altri profili per cercare di massimizzare il rapporto qualità-prezzo. Che cosa significa questo? Che tanti hanno fiducia nella Juve, tanti anche non juventini, perché ovviamente l'asta è fatta con i tifosi di tante squadre. E se anche i tifosi avversari vanno a prendere i giocatori della Juve e sono disposti a pagarli tanti crediti, significa veramente che la Juventus sta lavorando bene e che in questo momento c'è tanta fiducia nella Juve. Questa è assolutamente una buona notizia, speriamo che possa essere effettivamente così. Io rinuncio volentieri ai calciatori della Juve per cercare di anche allontanare le sfortune dai calciatori che possono andare a prendere al fantacalcio, quindi meglio di così si muore. Un grosso in bocca al lupo alla Juve, un grosso in bocca al lupo a voi che fate il fantacalcio, ma anche un grosso in bocca al lupo a me, e quindi se siete tutti pronti andiamo a vedere la rosa che sono riuscito a costruire, un fantacalcio a 8 con modificatore e 500 crediti iniziale, il fantacalcio storico dei miei amici. Quest'anno non farò quello degli youtuber per ragioni personali, non ci riuscivo proprio con le tempistiche dato che ho anche altre cose da fare, quindi andiamo a vedere quello che è saltato fuori. Eccola qui la rosa. Intanto ho utilizzato l'icona che c'è sul secondo canale, quindi sono molto contento di aver riciclato il logo del secondo canale. Tra l'altro sta arrivando un video anche lì, perché ieri ho registrato qualcosa, mi manca il tempo di editarlo, ma lo faremo presto. L'ho chiamata Dark Ritual quest'anno, sempre sul secondo canale capirete il motivo, e ho deciso di investire tanto nei portieri
perché penso che il portiere sia un ruolo unico nel fantacalcio, e avere un portiere affidabile come quello dell'Inter, come Sommer, che avevo già anche l'anno scorso, è già un bel passo avanti. Quindi sono andato a fare il blocco dei tre portieri, degli estremi difensori dell'Inter, quindi Sommer, Martinez e Di Gennaro, con Sommer che è stato pagato 36 fantacrediti e gli altri due uno solo. Io mi ero dato 40 crediti massimo per i portieri, volevo un portiere top, uno tra Sommer e Di Gregorio. Di Gregorio mi pare che sia andato via a qualcosina di più, forse 40, quindi 4 crediti in più. Per quanto riguarda i difensori, invece, io sono sempre un fan di riuscire a costruire una difesa di un certo tipo, dato che si tratta di modificatore. Però non volevo nemmeno stare troppo a svenarmi. Pensavo intorno ai 60 al massimo per la difesa. Sono riuscito in realtà in questa cosa, perché sono andato a massimizzare un po' i costi, sono andato a rialzare alcuni giocatori, come potevano essere Acerbi o Ndicka, a 4 crediti l'uno, che sono comunque dei titolari di squadre di alta classifica, comunque medio-alta come la Roma, alta, altissima come l'Inter, però sono dei difensori centrali, quindi che solitamente, se non all'interno di una mischia, difficilmente potrebbero portare dei bonus, qualche gol, sì, un paio di gol a testa potrebbero fare durante la stagione, però direi che per 4 crediti l'uno, quindi 8 crediti in totale come giocatori da tenere come riserve, vanno benissimo. Ho investito gran parte invece del mio budget su Bellanova, che è stato il neoacquisto dell'Atalanta. Credo che Bellanova giocherà anche tante partite. Ora bisognerà vedere Ruggeri e Zappacosta come andranno ad organizzarsi, perché Gasperini ha provato a far giocare 3 esterni nella partita con l'Inter, non è andata benissimo, quindi vedremo che cosa succederà. Però Bellanova, anche con l'arrivo di Cuadrado, immagino che sarà comunque il titolare lì a destra. E Danilo, appunto, sono riuscito a portarlo a casa 2 crediti. Emerson Royal l'ho rilanciato e mi è rimasto sul gruppone 2 crediti. Poi vabbè, non è un fenomeno, però direi che un titolare del Milan per 2 crediti, che non deve nemmeno essere titolare, può andare discretamente bene. Ruggeri è il secondo difensore che ho pagato di più, perché volevo cercare di prendere i 2 esterni dell'Atalanta. Insomma, Bellanova e Ruggeri alla lunga saranno i titolari dell'Atalanta, una destra e una sinistra. E sapete bene che avere i difensori dell'Atalanta è sempre qualcosa di buono, se non buonissimo, quindi direi che va bene così. Spinazzola non costava troppo, ma anche per via dei limiti ovviamente legati al suo fisico. Spinazzola è un giocatore molto fragile, non lo scopriamo certo ora, però per 6 crediti l'esterno titolare del Napoli di Conte me lo porto veramente volentieri a casa. E poi ho preso Chachua, che è il giocatore dell'Hellas Verona, che con noi non ha fatto benissimo, ma nelle altre 2 partite ha fatto molto bene, nell'ultima ha pure fatto gol, quindi per completare la difesa 3 crediti mi sembra un gran colpo. Bene o male sono tutti esterni, alcuni esterni molto offensivi come Chachua, Spinazzola, Ruggeri o Bellanova, che giocano veramente in posizioni molto, molto alte. Poi ci sono i vari Acerbi, Ndicka e Danilo, che sono invece giocatori un po' più affidabili. Ora bisognerà vedere Danilo, perché in realtà fino adesso non ha ancora giocato, ma sono convinto che il suo spazio se lo ritaglierà. Non è necessario avere Danilo super titolare, però per 2 crediti me lo sono portato a casa. Sul centrocampo ho voluto cercare di risparmiare un po', andando in controtendenza a quelle che invece sono sempre state le mie idee legate al fantacalcio. Io sono sempre stato uno che investiva tantissimo nel centrocampo, però volevo arrivare abbastanza pronto agli attaccanti, perché mi sarebbe piaciuto fare 2 giocatori veramente forti lì davanti. Ci sono riuscito o non ci sono riuscito, poi vi spiego esattamente la strategia, però sono andato a ridurre quello che era invece il budget che avevo destinato al centrocampo. Mi ero immaginato 100 fantacrediti per i centrocampisti. Sono andato a prendere, vabbè, Chukwueze è un giocatore che può completare, secondo me, il mio centrocampo, un giocatore che secondo me può anche portare qualche assist, un giocatore che non mi dispiace particolarmente, un titolare o comunque semi-titolare del Milan a 13 penso che sia buono. De Ron ha un credito, è quel giocatore che se proprio butta male lo puoi buttare su. E poi mi sono preso 3 giocatori del Genoa, questa cosa è stata molto strana, però erano giocatori che mi ispiravano tutti a quel prezzo, stiamo parlando di 12 crediti per tutti e 3, quindi non un investimento di chissà quale tipo. Messias perché comunque può battere qualche rigore, Malinowski perché può battere qualche piazzato e da fuori può sempre regalare delle soddisfazioni, e Miretti invece è stato l'ultimo giocatore che sono andato a prendere. Ho deciso tra Miretti e Locatelli per riempire l'ultimo slot di quei giocatori che a un credito li puoi andare a prendere. Ho scelto Miretti perché spero che possa fare una buona stagione al Genoa. E poi andiamo a concludere il centrocampo
con tre giocatori che secondo me sono anche abbastanza forti. Stiamo parlando di Mkhitaryan dell'Inter, giocatore sempre molto sottovalutato. È quel giocatore che dici, ma uscirà, giocherà Barella al suo posto, Frattesi al suo posto, giocherà Zielinski al suo posto, invece poi Mkhitaryan è sempre lì. Arriverà poi il momento in cui uscirà sicuramente dalle rotazioni. Non so se è già quest'anno oppure no, io intanto me lo sono portato a casa, non l'ho pagato tantissimo, 17 crediti, penso che sia un ottimo prezzo per Mkhitaryan, che è sempre molto molto affidabile. Orsolini è stato il colpo grande che ho fatto a centrocampo, perché i vari Suso, Kobmeiners, Çalhanoğlu, Pulisic sono andati tra i 60 e i 70 crediti, quindi decisamente più in alto rispetto a Orsolini. Col senno di poi potevo cercare comunque di andarmi a prendere a 60 crediti giù di lì uno tra Kobmeiners e Mkhitaryan, anzi e Çalhanoğlu, scusate, uno dei due si poteva prendere a 60, assolutamente sì, però volevo, ripeto, concentrarmi un po' di più sugli attaccanti e quindi sono andato a prendere Orsolini a 45. E poi c'è Salemakers a 8 crediti, che credo che sia veramente una buona soluzione. 8 crediti per un giocatore che è arrivato alla Roma e che è già partito titolare anche nella prima partita con la Juve, secondo me può andare molto bene. L'idea è giocare con un 4-3-3, quindi gli esterni prima li abbiamo visti, a centrocampo direi che tre titolari bene o male li troviamo sempre, quindi sono abbastanza soddisfatto di come è venuto il mio centrocampo. Davanti invece questi sono stati i giocatori che ho deciso di acquistare. Stiamo parlando di Colombo e Cutrone, che vanno a completare la rosa, quindi il sesto e il quinto attaccante, comunque sono titolari nelle loro squadre, sono anche giocatori che potrebbero battere i calci di rigore, quindi magari quella volta che gli schieri possono portarti quel più 3 che proprio non speravi di ottenere. Ho preso Gudmundsson, 37 crediti, in questo momento è ancora fuori, però è il grande investimento della Fiorentina per il post Nico Gonzalez e credo che sia un ottimo acquisto. Ho provato a prendere Nico Gonzalez, però era andato sui 70 crediti, quindi l'ho lasciato scappare perché penso che avrà anche molte meno possibilità di battere dai piazzati alla Juve. Invece Gudmundsson secondo me potrà avere la possibilità di prendersi anche banalmente i calci di rigore, quindi credo che sia un ottimo acquisto, vedremo quando tornerà disponibile per la Fiorentina. Retegui è stato il grande acquisto che ho fatto in generale, più di 100 crediti, l'unico giocatore che ho pagato più di 100 crediti, ma Retegui era quello che era rimasto lì quando tutti gli altri ormai avevano preso un top, perché erano andati via i vari Lukaku, Lautaro, Vlahovic, Thuram, sì, meno male sono questi i giocatori più pagati, a dei prezzi molto alti, perché sono andati via tutti oltre i 200 crediti, circa 220, quindi quasi la metà del budget di partenza di 500. Io Retegui l'ho tenuto lì nel dimenticatoio e ho detto provo con una zampata a rassicurarmelo con un centinaio di crediti e ci siamo riusciti, quindi credo che Retegui, Gudmundsson insieme a Sule e Zapata possano completare molto molto bene il reparto. Sule è stato un po' una scommessa, ma a 30 crediti direi che va benissimo così, è un giocatore che si andrà a alternare un po' con Dybala, ecco lì bisognerà cercare di capire sull'esterno di destra che cosa vorrà fare De Rossi, però per 30 crediti penso che possa andare bene. Zapata invece è il primo attaccante che ho comprato, io ho un po' una strategia, il primo se non il primo e il secondo attaccante che esce che non è un top ma è un semi top cerco di andarmelo a prendere, perché solitamente vanno via a dei prezzi abbastanza bassi. Zapata era un nome che volevo assolutamente portarmi a casa, credo che sarà un giocatore che potrà fare dei gol in questa stagione. 66 milioni penso che non siano per niente tanti, anche perché ripeto i vari Lautaro, Vlahovic, che sicuramente sono più appetibili, ci mancherebbe altro, però sono andati via 220 e secondo me sono dei prezzi molto alti, anche dettati dal fatto che sono giocatori attaccanti di Inter, Juve, eccetera, eccetera, ma non significa che non possano avvicinarsi i giocatori un po' più di provincia. Io ho fatto un attacco molto di provincia, perché l'attacco titolare nella mia testa sarà Zapata, Retegui, Gudmundsson, con sulle prima sostituzione uno tra Colombo e Cutrone che andrà a fare l'ultimo slot nel 4-3-3, però direi che è un attacco super buono. Sono riuscito a risparmiare addirittura 52 crediti o 50 crediti, 48 qualcosa del genere, per il mercato di gennaio, non perché lo volessi fare, ma perché ero a un certo punto quello con più soldi, per quello che poi dico forse a centrocampo si poteva usare un po' di più su determinati profili, però è andata così, speriamo di poter prendere un buon giocatore nella riparazione. Vi faccio vedere un po' le rose degli altri al volo, non sto a soffermarmi, ve le faccio solo vedere così mi mettete in pausa il video, andate a controllare anche quelli che saranno
i miei avversari, eccoci qua, siamo quasi arrivati al termine, queste sono le squadre che dovremo affrontare durante quest'annata, questa è l'ultima, ok, e vi faccio vedere invece la formazione che ho già schierato in attesa di questo ritorno della Serie A che sarà molto molto distante, però giochiamo contro una squadra che giocherà con il 4-4-2, quindi già un po' limitati sul fronte offensivo. Lukman e Dovbik sono i nostri avversari, con anche Mann a centrocampo del Parma, che è sicuramente un buon giocatore. Noi giochiamo con Sommer, Ruggeri, Spinazzola, Ciacciua, Bellanova, Ciuquese, Mkhitaryan, Orsolini, Reteghi, Zapata, Sule. Cioè, tra Ciacciua, Ciuquese, Mkhitaryan, Salemakers, Malinowski, ho preso solo dei giocatori che sono difficilissimi da scrivere, quindi è veramente una squadra con una composizione molto strana, però direi che è un'ottima formazione, anche le riserve sono comunque giocatori molto affidabili e in tribuna ci sono altri nomi che secondo me potrebbero essere molto molto appetibili per completare la rosa in un fantacalcio a 8 come quello che abbiamo appena visto. Insomma ragazzi, io devo dirvi la verità, sono contento della mia squadra, anche guardando le altre credo che possa essere una di quelle che può puntare assolutamente al podio. Mi vado a dare un 8 come voto, quindi più basso rispetto alla valutazione che ho dato a Giuntoli nella costruzione della Juventus. Si poteva fare decisamente meglio, sicuramente si poteva fare anche molto peggio, probabilmente manca aver investito quei crediti che sono rimasti su un altro colpo importante, un altro nome importante, ma ripeto, a gennaio cercheremo di essere lesti sul mercato e accaparrarci il nome che più ci aggrada. Le vostre considerazioni qui sotto nei commenti, le vostre rose qui sotto nei commenti, e noi ci vediamo oggi pomeriggio per la solita diretta.